Posillipo e poi continua per Capri e continua poi sulla destra, la linea spezzata, verso Capodosso, Sagrafino. E quindi tra il porto di Napoli, Capri e l'arco del Samalfi, mentre la linea continua, che questo è in primo piano da sotto, è la via che fece Filippino Doria, che proveniva dall'alto mare a sud di Ventotene, Ischia. Quindi è un avvicinamento da grande, diciamo, perizia navale, perché lui gira molto al largo, conosce che tutto il litorale è pieno di avvisatori, di spie, eccetera, e allora cerca di non farsi vedere, cosa che gli riuscì in pieno, in pieno. E dunque, la strategia del Doria ebbe questa grande qualità, perché all'avvicinamento in vista di Spagna fece intendere di attaccarlo. Vedete che la linea continua, ci sono delle frecce che vanno verso terra in una presumibile zona di battaglia. E presi i soldati a fondi, si menò di nuovo verso il largo. Come vedete, si gira verso dietro. E con vento in poppa ritornò appunto indietro e le navi, accostatesi, iniziarono la battaglia. La flotta spagnola era di 6 galeoni di contro agli 8 di Doria. Ma per dare l'impressione di quantità, si rinforzò in 4 fuste, che erano piccole galee a vele e a remi, 2 brigantini a vela e poi fregate, che sono snelle e veloci, dei lancioni addirittura, cioè delle grandi lance con archibugiri, e addirittura barche grandi da pesca. Ma Doria, dall'alto dell'esperienza di Lupo di Mare, si accorse, scrisse Guicciardini, che solo i 6 erano, virgolette, legni da gabbia, ovvero con lenzie rotonde per vedere in cima agli altri, come abbiamo visto prima. Per avere idea dello scontro, va visto il disegno di un pittore specialista di guerra navale, Stefano Della Bella, ci vediamo. E questo disegno, Stefano Della Bella è un grosso pittore della fine del 500, prima metà del 600, che è i cui disegni, tra l'altro, navali si conservano a Genova, e quindi è un grande esperto di battaglie navali, ma vere battaglie navali, non, diciamo, ricostruzioni. È molto probabile che lui abbia assistito di persona a questa battaglia che entrava. E quindi può valere come un grosso contributo, appunto, di iconografico. I galeoni, dopo aver virato di bordo, in modo da prendere il vento sul fianco, spararono portate continue, con la mira soprattutto delle vele, che infatti caddero tutte, dice il cronista, le vele vengono cadendo con gran rumore, in mezzo a nuvole bianche di spari e al fuoco per lo scoppio anche delle Santa Barbara. Gli archibugieri da vicino replicarono a tutto spiano, sparando. Quindi le navi erano vicine, erano abbordate. I vocatori mori e turchi menarono rampini e corte per l'arrembaggio in una subitale mattanza di corte. C'è da dire che Filippino, per aumentare la forza della,
dello scontro, promise agli schiavi, ai locatori attaccati ai banchi, che li liberava se avessero contribuito personalmente con pugnali e picche a uccidere gli spagnoli, cosa che fu fatta. La capitale del Nicele ebbe in pieno una bordata e Ugo de Moncada fu finito con i ceppi ardenti degli alberi, cioè come abbiamo detto, i cannoni fanno cadere prevalentemente prima gli alberi. E quindi poi fu il suo corpo gettato in mare.